E adesso cominciamo insieme la nostra mattinata parlando di gusto, parlando di sapori che vengono da molto molto lontano. Infatti oggi parleremo di sushi, di sashimi e di tanto altro ancora. E per farlo siamo in compagnia di una delle realtà di primissimo piano del nostro territorio e quindi io darei il buongiorno al nostro ospite, il buongiorno a Luca Romito. Buongiorno a tutti. Uno dei soci fondatori di Osushi, di cui lui è kitchen manager. Buongiorno, ben trovato. Quindi oggi ripercorreremo questa nuova tradizione culinaria, andiamo in Giappone, però prima di recarci in Giappone andiamo in cucina perché lì c'è il nostro Claudio in compagnia di Flavio Andreola, executive chef di Osushi. A te Claudio. Buongiorno Mario, allora sì, sono come dicevi in compagnia di Flavio, uno chef brasiliano prestato a questa cucina che è ormai internazionale. Buongiorno Flavio. Buongiorno. Allora, intanto tra poco scopriremo quali sono i segreti della preparazione di quello che state vedendo, perché veramente si tratta di opere d'arte da consumare. Nel frattempo però chiederei a Flavio qual è il piatto che prepariamo oggi. Che tipo di piatto? Oggi prepariamo un set sushi e sashimi. Ah, perfetto, proprio siamo sul classico. Sì. E spiegheremo appunto poi quali sono i segreti di questa preparazione. Intanto la linea a te. Sì, grazie Claudio. Noi vedremo poi le immagini di questa preparazione. Intanto, Luca, allora stiamo parlando di una tradizione giapponese. Tu ce la presenterai oggi perché nel territorio partenopeo napoletano c'è l'idea da parte di tre fratelli di portare la cultura culinaria giapponese. Perché questa idea, Luca? Diciamo che le idee nascono sempre dalle passioni. Io e i miei fratelli siamo sempre stati appassionati di fumetti e cartoni animati giapponesi in gioventù e questa passione ci ha avvicinato all'Oriente, al Giappone, alla cultura nipponica. E abbiamo detto, un bel giorno abbiamo detto, perché non portarla proprio in cucina? Ed è lì che è nato un po' per gioco, lo ammetto, il discorso di Osushi, che si è trasformato poi in una grande realtà. Una grande realtà, sicuramente siete tre fratelli, vi distribuirete i compiti, ognuno ha una specifica mansione e ovviamente il particolare è conoscere questa pietanza, il sushi ed il sashimi. Allora entriamo subito nel dettaglio, Luca, perché noi forse non sappiamo la differenza tra l'uno e l'altro, ma soprattutto quali le tipologie di pesce che vengono utilizzate per prepararle. Benissimo. La differenza tra sushi e sashimi è molto semplice. Il sashimi è solo pesce crudo, quindi sono fettine di pesce crudo che si differenziano per i tagli con i quali vengono composti e se si utilizza una parte più magra del pesce il taglio può essere un po' più doppio, quando si utilizzano parti più grasse invece il taglio deve essere necessariamente più sottile, altrimenti potrebbe dare fastidio. Quindi il sashimi è pesce crudo, il sushi invece è tutto quello che abbina riso e pesce crudo. Quindi il sushi è un po' più completo, magari anche la più soddisfacente. Sicuramente anche la preparazione sarà leggermente più complessa ed avranno sicuramente anche due culture diverse nell'assaggio, perché lo sappiamo un po' tutti quanti, oramai è una tradizione che sta pervadendo il nostro territorio e non solo, ma si avvicina anche il concetto del mangiare sushi al ristorante sashimi, ma anche il cosiddetto sushi da sport, il take away, sì, che sta andando proprio alla grandissima. Assolutamente, da voi. Molto forte, perché le persone non solo apprezzano il prodotto in loco, dove il gioco di temperature è perfetto. Viene assemblato al momento, ma anche comodamente a casa loro, davanti a un film, davanti nell'intimità di casa, proprio perché il sushi, a differenza di altri prodotti, si presta molto per l'asporto, essendo un prodotto a base fredda, quindi non perde il discorso come magari potrebbe essere un prodotto caldo come quelli a cui siamo abituati noi. La classica pizza. Benissimo. Magari vogliamo riferirci a quello. Allora, oggi con lo chef executive Flavio e in cucina c'è Claudio. Stiamo preparando una delle pietanze molto prelibate, molto apprezzate nel nostro territorio. Quindi a te, Claudio, perché vogliamo conoscere tutti i dettagli, Grazie ancora Mario. Allora, intanto non so se avete notato dalle immagini mentre tu parlavi con il tuo ospite che Flavio è praticamente un fenomeno, perché già alla velocità della luce ha realizzato già, credo, qualche portata, Flavio. Quindi già sei al lavoro in maniera molto rapida, sei molto veloce, una manualità incredibile, veramente uno spettacolo guardarti lavorare. Ti chiederei intanto, piccoli segreti, quanto conta la qualità del pesce, della materia prima per realizzare un piatto di sushi? La qualità è fondamentale, altrimenti un piatto
perde, insomma. Perde. Quindi il pesce deve essere buono, intanto. Sì. Sì, quali sono invece i tagli che tu utilizzi per realizzare il piatto? Sono praticamente due tagli, da dorsale e da ventresca. Anche sono sapori diversi. Li vogliamo spiegare così facciamo capire meglio a casa. A ventresca è più grassa, più saporita. Invece a dorsale è più magra e si taglia più doppia. Invece a ventresca più sottile. Perfetto. Vuoi mostrarci nel frattempo che spieghiamo anche un po' questa qualità del pesce, come lo lavori, perché è interessante proprio osservare la manualità che tu hai nel prepararlo. Perché sembra, sai, da casa una pratica facile, semplice da elaborare, intanto stai realizzando un fiore, credo, col salmone. Sì. E invece poi dal vivo si capisce quanto sia difficile. Peraltro c'è una prerogativa nella cucina giapponese in generale, e cioè l'impiattamento, cioè la bellezza del piatto che deve arrivare al tavolo. Sì. Ci sono delle tecniche, ci sono, qualcuno direbbe, dei template, cioè dei piatti stabiliti per presentarli. Per arrivare a questo risultato finale è bisogno passare per... Tu ti riferisci al set che abbiamo qui davanti. Pregherei la regia di inquadrarlo perché è veramente affascinante. Abbiamo questa barca piena di ogni ben di Dio praticamente, perché abbiamo uramaki, aiutami un po' a spiegarmi. Uramaki, osomaki, gunkans e nigiris. Perfetto. E insomma, qual è la tecnica per la preparazione? Vediamo anche che la composizione deve essere sempre realizzata con dei fiori anche. Sì. Dipende. Tutti che stanno piatto è commestibile. Ah, tutto quello che c'è nel piatto deve essere commestibile. Anche le fiori. Addirittura. Perfetto. Allora, io, Mario, ti restituirei la linea, poi torniamo in cucina per continuare a raccontare la preparazione. Sì, grazie Claudio, una meraviglia di bontà, ecco, di varianti di pesce che abbiamo visto in questa barca. Io ti chiedo, Luca, quali sono i piatti che abbiamo visto nello specifico? Che cosa anche lo chef executive sta preparando? Abbiamo capito che è importante il taglio e che si confà la qualità e il taglio che è specifico ovviamente nella modalità del pesce. Quindi se il pesce è un po' più grasso avremo un taglietto un po' più sottile, se invece è più magro il pesce avrà un taglio un po' più grosso. Abbiamo visto dei fiorellini, spiegaci un po'. Nello specifico Flavio sta realizzando appunto un set di sushi e sashimi misto proprio per far capire da casa insomma la differenza tra queste due portate. Per quanto riguarda la qualità del prodotto, siamo sempre molto attenti al controllo della qualità. La merce che arriva nei locali è sempre super controllata e tutti i processi di decongelamento, di abbattimento vengono seguiti nel minimo dettaglio proprio per far sì che i nostri clienti possano essere tranquilli quando vengono a mangiare. Devono essere tranquilli perché, come dicevi tu, la qualità è essenziale. Noi abbiamo visto il salmone realizzato con un fiorellino e un riso che anche in questo caso è differente da quello cui siamo abitualmente soliti cucinare, perché noi per esempio noi cuciniamo con l'arborio o qualche certo tipologia. Invece questo che tipo di riso è? Questo è un riso a grana larga che noi selezioniamo attentamente e deve avere la proprietà di assorbire l'acqua in modo tale che possa rimanere ben aderente al pesce. A prescindere, quello dipende dalla fase di condimento. Sì. Proprio nella cottura è importante che il chicco rimanga solido, che quando tu lo mangi senti che il riso ti si apra in bocca e senti tutti i sapori dei chicchi praticamente. Quindi lì. Non deve essere una poltiglia, benissimo, ecco, parlando in maniera perfetto, molto confidenziale. Certo. Quindi ogni chicco ha il suo sapore, il suo spessore deve accompagnare il pesce. Allora, Claudio, noi continuiamo in cucina. Io ti chiedo che cosa, ecco, lo chef executive sta ultimando come preparazione, di identificarci, ecco, sia il sushi che il sashimi, di modo che il nostro pubblico da casa possa assaporarne, almeno virtualmente, il sapore. A te, Claudio. Perfetto. Allora, io comincerei, Flavio, se sei d'accordo col descrivere singolarmente le materie prime che tu stai utilizzando. Io vedo, così vado a memoria, tonno, vedo del salmone, sì, vedo della spigola, gambero che ancora però non hai utilizzato lì nel vassoio, e sono tutti per creare quello che è poi il contenuto finale, cioè l'uramaki, l'usumaki e il nigiri, se non sbaglio. Uramaki. Benissimo. Esattamente. Iniziamo perfetto con l'uramaki. Io guarda, prendo questa bacchetta per indicarlo. Allora, l'uramaki
uzumaki. Sì. E il nigiri lo stiamo preparando adesso. Esattamente. Perfetto. Allora, cominciamo a preparare il nigiri, che è interessante proprio come preparazione. Nel frattempo stai già pensando alla coreografia. Credo che questo sia sashimi, vero? Quando c'è soltanto il pesce si chiama sì, solo sashimi. Sashimi. Ok. E invece poi, ecco, ora stai utilizzando un prodotto di cui ancora non abbiamo parlato, e cioè il riso. Qual è l'importanza del riso e intanto qual è la sua preparazione? Perché vedo che all'interno di questo pentolone che un po' mi copre, ma è meglio che ci sia lui davanti, c'è sì, una preparazione particolare. Ci vogliono diverse ore, no, per prepararlo, per dargli questa consistenza di cui parlava anche Luca. Sì, ci vuole il tempo giusto. Il riso è fondamentale anche in cucina o nella culinaria giapponese. E c'è un rituale per seguire, desde un modo che si è lavato, pulito, e anche il tempo di cottura. Qual è il tempo di cottura, per esempio? Questo riso, che è il riso nostro che usiamo. Perché sai, non ce la faremo mai, però a casa a volte viene il desiderio di provare una preparazione così da soli. Ci vorrebbero delle ore, ovviamente, qualcuno si cimenta, ma è un discorso abbastanza complesso. Sì, bisogna avere tempo. Avere tempo e capire bene come è il riso. Perfetto, io ho il riso. Quanto tempo mi ci vuole per prepararlo intanto? Un'oretta e 20 minuti. Un'oretta e 20 minuti. Lo si lascia bollire? No, 45 minuti cottura. Cottura. Più o meno. Perfetto. Dopo il tempo di raffreddamento. Sì. E le è conservato qua in questa pentola. Una temperatura del corpo. Con un tovagliolo sopra, mi pare, per asciugare forse l'umidità? Per mantenerlo assestato, perché ovviamente deve avere una consistenza che non è quella del riso che noi conosciamo, deve essere un po' più, deve attaccare attaccarsi al pesce, quindi alla materia prima. Esatto. Perfetto. Allora, questo che stai preparando è sashimi semplice, quindi il fiore di salmone, il tonno e la spigola. E invece qui che cosa abbiamo? Come li definiresti questi qui? Sono nigiri misti. Nigiri misti. Sono tonno, masankol, salmone, calamaro e branzino. Perfetto, perfetto. Complimenti per il tuo italiano, perché da brasiliano, insomma, te la cavi molto bene. Mario, allora a te e poi ci ritroviamo per l'assaggio. Sì, io sempre in compagnia con Luca, kitchen manager di Osushi, una realtà ben presente sul nostro territorio. Abbiamo visto che cosa ha preparato il tuo chef executive. Un set, perché c'era proprio un elenco delle varianti di prodotti, un sashimi. Sashimi e sushi. Proprio perché volevamo rendere semplice da casa la distinzione tra le due categorie. Una distinzione visiva. Ma c'è proprio un rituale, come diceva. C'è una preparazione molto attenta che rispetti tutte le fasi di produzione prima di arrivare a quella poi in tavola. Quella più apprezzata. Probabilmente anche la più semplice. Inizialmente la più semplice, però ci sono tantissime altre preparazioni direttamente a Osushi. Noi ricordiamo che questa è una realtà di primissima linea sul territorio partenopeo, che si trova al Vomero in via Cilea, ma in realtà talmente grande il successo che sta riscuotendo Osushi che state pensando tutti e tre voi fratelli di ampliare, quindi di espandervi con questa cultura, quindi non solo a Napoli ma in regione, sicuramente anche sul territorio nazionale. Luca, speriamo, sicuramente, insomma, vediamo cosa succede. Io in realtà questa piccola espansione è già in atto. Abbiamo 5 anni fa, quando abbiamo iniziato, abbiamo aperto il ristorante e poi l'anno scorso abbiamo aperto un primo punto da sport sempre in zona Vomero, e quest'anno in realtà ad ottobre, quindi giovanissimo, un nuovo punto da sport nella zona di Posillipo. Infatti noi vogliamo crescere con il discorso da sport proprio per soddisfare sempre le esigenze, esatto, dei numerosi clienti che da casa ci chiedono, che vogliono il nostro sushi. Però tu inviti il pubblico e quindi anche tutti, insomma, a venirci a trovare anche al ristorante. Volevo giusto aggiungere ultime due cose su questo argomento. Stiamo valutando anche di aprire un altro punto d'asporto nella zona di Napoli Centro. Già abbiamo individuato i locali, quindi a breve lo comunicheremo, lo ufficializzeremo. E in realtà poi abbiamo anche un ulteriore progetto che vorrei mantenere segreto,
perché preferirei... È una piccola anticipazione, però potresti darcela. Diciamo che darà la possibilità alle persone di capire ancora meglio come è fatto il sushi. Come fate il sushi, perché poi chiudiamo, noi ci salutiamo per andare in cucina. Diciamo che c'è un po' un mito da sfatare, perché noi che siamo amanti della tradizione del buon pesce, c'è forse qualche pregiudizio da parte di qualche cliente che si trova a non apprezzare inizialmente il sushi, ma quando poi lo assaggia ne viene totalmente conquistato. Assolutamente. Molte persone che sono venute nella nostra struttura avevano pregiudizi in materia di sushi. Questo dovuto un po' alla scarsa informazione e al fatto che il sushi tratti prodotti crudi, quindi le persone ne sono spaventate, perché non sempre alle spalle c'è un'azienda seria che magari ti tuteli. Quella è la prima cosa, tutelare il cliente. I controlli, assolutamente. E successivamente, anche perché magari scottati da esperienze in posti dove magari non ti aiutano, perché Osushi ha sposato la filosofia giapponese in toto, anche nel discorso dell'ospitalità. I nostri collaboratori, c'è proprio un rituale, un'accoglienza, nel senso che quando si va Osushi c'è proprio un'accoglienza e un servizio totalmente giapponese. I nostri collaboratori di sala non sono dei semplici portapiatti, vengono istruiti proprio per dare una mano al cliente. Insomma, capire, dobbiamo andare Osushi, recarci in Giappone, assaggiarlo, sì, e vivere questa dimensione e filosofia tutta orientale. Però non abbiamo terminato qui. Io saluto e ringrazio il nostro ospite, Luca Romito. Saluto anche io tutti da casa. Kitchen manager di Osushi si trova al Vomero, e a te Claudia adesso, e saluto anche lo chef executive Flavio per questo assaggio finale tra sushi e sashimi. Grazie a te Claudia. Grazie Mario. Allora, no, voi dicevate da studio che bisogna capirne qualcosa in più, spiegarlo. Io oggi ho l'opportunità di assaggiare, per cui voglio dire, insomma, è mio il privilegio oggi. Allora assaggio, Flavio, va bene? Buon appetito. L'osumaki? Assaggio l'osumaki. Allora, lo prendo, lo intingo nella salsetta di soia e via. Fantastico Flavio, piatto bellissimo. Grazie. Buonissimo, complimenti. Grazie mille. Andiamo in pubblicità, poi di nuovo insieme con Mattina 9.